Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Massa06 e oggi non pensavo mai di poterlo dire, ma siamo arrivati a 200 iscritti. Vi ringrazio a tutti. Oggi gente come speciale, non sarà l'unico speciale che uscirà, forse ne usciranno due. Cani fuori che abbaiano, ormai sono le mie ex che mi cercano, ma meglio che chiudo la finestra. Oltre a questo uscirà forse un altro speciale o due, non lo so se pubblicherò, anche perché pubblico veramente pochissimi contenuti durante la settimana o anche al mese, quindi quando escono, escono. Gente, oggi farò un video un po' diverso dal solito, video che vi ho già portato negli anni, e cioè oggi vi farò vedere la pagella di fine anno, come ho fatto anche l'anno scorso, porca di quella mignotta. Scusate, non è un buon inizio, ma mia sorella è entrata in camera e poi ha iniziato a urlarmi addosso. Vabbè, lasciate perdere. Oggi, gente, andrò a reagire alla mia pagella di fine anno. Come ho fatto con la metà anno qualche mese fa, 4-5 mesi fa, con la pagella di metà anno. E oggi esce anche la pagella di fine anno. L'anno scorso ne ho fatte 3 perché ho fatto 3 trimestri. Quest'anno invece ne ho fatte solamente 2 perché ho fatto un trimestre e un pentamestre, quindi 3 mesi e 5 mesi. Che comprende tutto l'anno restante dopo il trimestre. Quindi, senza ulteriori indugi, direi di iniziare con la pagella. Ah, tra l'altro non ve l'ho detto, in occasione dei 200 iscritti, anche se l'ho comprata molto prima di raggiungerli, ho comprato una nuova webcam. Come vedete, questo mobile è curvo, ma in teoria è dritto, solo che la videocamera è in 360, se così la si può chiamare. E quindi a curva. Direi di iniziare. Allora, gente, apro qua. Ok. Alfabetico comunicazione 7, che in realtà ha due competenze perché dovrebbe essere in teoria una grammatica e un'antologia. Quindi grammatica 7 e antologia 7. Non so perché ragazzi, ultimamente in italiano me la sto sempre cavata tra verifiche che ci fa fare sull'analisi logica oppure in italiano antologia. Sui testi e robe così, e quindi me la sono sempre cavata. Anche se non ho mai aperto un libro durante tutto quest'anno, però vabbè. Inglese 7, io in inglese me la sono sempre cavata. L'ho sempre detto, io in inglese sono sempre stato bijou. Anche se Yorneko. Yorneko non è un dissing, però per favore, può tornare a giocare. Cioè, gente, dovete sapere che il signor Yorneko qualche giorno fa mi ha detto che forse verrà rimandato in una materia. E quindi lui dovrà fare i compiti delle vacanze dal primo giorno. E tra l'altro qualche giorno fa è pure tornato dal mare. Signor Neko, quando è che torna a giocare? Anche perché qualche giorno fa gli ho scritto posso giocare verso le 5 o le 6 e in un minuto, dico, tra quell'ora lì posso giocare per un'ora. Visto che lui può fare sempre un'ora, non l'ho mai capito. Però vabbè, io posso giocare sempre quando voglio, quanto mi pare. E mi scrive e io ormai ho spento. Tu mi hai detto verso quell'ora lì e io ho giocato per i cazzi miei. Cioè, se hai un'ora, non sprecarla giocando da solo, sprecala semmai giocando con me. Ma vabbè, questo video è già troppo lungo. In inglese me la sono sempre cavata, comunque dicevo, quindi ho preso 7, tra alcuni 8, forse un 6 e mezzo e via dicendo. Matematico, scientifico e tecnologico che ha due competenze perché una in teoria è matematica e una è fisica. In matematica ho avuto 7. Guarda che quest'anno ho fatto, in questo pentamestre, ho fatto un po' di alti e bassi con matematica perché ho preso tipo un 5, poi ho preso mi pare un 9 e mezzo, no, quello era il primo trimestre, non mi ricordo, vabbè. Ho preso comunque un voto abbastanza alto e un altro voto abbastanza alto ultimamente e quindi ho preso 7. Poi arriviamo alla competenza di fisica, che io non so, ve lo giuro su Dio, come uguale all'anno scorso, non so come cazzo ho fatto a prendere 6 nella competenza di fisica, perché io ho fatto due verifiche, mi pare, sì. E ho preso un 5 e un 3,5, ok? Che è forse il voto più basso che abbia preso in vita mia, però vabbè, no, forse il 3 l'anno scorso nelle prove, vabbè. E io non so perché lui è stato magnanimo pure quest'anno e mi ha dato 6. Quindi, grazie, bro, non le sarò mai grato, le sarò sempre grato per questa cosa. Grazie. Storico, geografico, giuridico, economico, questa è storia, ho preso 7, tra vari lavoretti e le verifiche ho preso 7. Digitale 6, io non ho mai capito che cazzo è digitale, voi direte, ma sei stupido, digitale sarà computer. No ragazzi, non è computer, è tipo padronanza di qualcosa, non
Non l'ho mai capito, tipo fare ricerche, queste cose qua, quando tu sei, anche se in teoria io a usare il computer sono molto bravo, non capisco perché abbiamo andato 6. In cittadinanza 8, stiamo facendo tutte queste robe riguardanti le guerre, non vi dico quali centratamente, non è quella che c'è in questo momento, ma quelle che ci sono state tra il 39 e il 45, vabbè avete capito. Io ho preso 8 perché tra varie ricerche che ci hanno fatto fare ho preso 8. Scienze motorie sportive. E questa è motoria, è ginnastica. Ho preso 7 perché allora l'anno scorso, nell'ultimo trimestre, mi ha dato 6 perché ho partecipato poco. Ma adesso lo posso dire perché non è il signor Neko a editare il video. L'anno scorso ho preso 6 per un discorso che lui ha tagliato. Ma adesso ve lo dico. Ho giocato una partita a calcetto. E io, dopo che ho giocato quella partita a calcetto, visto che era da un sacco che non giocava a calcio, mi faceva male l'inguine. Secondo voi la parola inguine è bannabile? Secondo me no. Il signore, come ha detto, una volta ho fatto un video parlando di inguine e me l'hanno bannato. Adesso lo posso dire, visto che YouTube non apre manco un cazzo dei video. Quindi una volta mi sono fatto male, quella volta lì mi sono fatto male all'inguine, quindi non ho più giocato e mi ha dato 6 per quella singola volta che non, mi so, che non ho giocato. Invece qua ho giocato tutte le settimane, nonostante la gente che è bastarda e vorrebbe che tu non giocassi, ma io giocavo lo stesso. Godo, e quindi sono stati pure bocciati di quelli lì. Vabbè, fa niente, ve ne parlerò in un altro video che uscirà a breve, probabilmente lo registrerò anche col signor Neko. Ho preso 7 comunque, in religione 7. Anche qua vi dovrò fare un discorso perché la religione che si insegna nella mia classe non sta né in cielo né in terra. Vabbè, vi ho già spoilerato, però comunque preparatevi. Competenza 1, allora qua si passa all'area professionale. L'area di base comprende tipo italiano, inglese, matematica, storia, digitale, vabbè, cittadinanza, scienze motorie e religione. E questa invece è l'area professionale, ovvero l'area della materia di indirizzo, ovvero elettronica. Io faccio l'elettrico elettronico e elettronico elettrotecnico, vabbè. L'elettricista, avete capito? E praticamente è composta da varie competenze che l'anno scorso avevo detto la 6 si attivava, si sarebbe attivata il secondo anno e la 7 nel terzo anno, che è quello che andrò a fare, visto che la mia pagella non ha insufficienze, come potete vedere. Competenza 1, che dovrebbe essere la teoria, in teoria, non fa ridere, ho preso 6, io in teoria faccio cagare, vabbè. Competenza 3, che penso sia... allora, ve lo giuro su Dio. Competenza 3, 4, 5, non so cosa sia, non neanche la 6 in realtà, però vabbè, ho preso 7, 7, 7, 6 e penso siano altre robe tipo conoscenze, delle robe elettroniche, delle robe elettrotecniche, pulizia del banco e buon collaudi, non lo so ragazzi. Competenza 6, ho preso 6, non so neanche che cosa sia, ve lo giuro, vabbè. E comportamento 8, io l'anno scorso ho avuto tutte e tre volte comportamento 9 perché mi comportavo sempre bene e quest'anno ho avuto... Nel trimestre 7 per una cosa che non mi pare di avervi ancora raccontato, vabbè, ve lo racconterò anche quello. E quest'anno 8 perché, vabbè, ho avuto alcuni scazzi con dei prof, ma vabbè. Gente, dai, non so quanto sia durato sto video, 8 minuti, neanche tanto. Gente, spero che il video vi sia piaciuto. Spero che lo speciale di 200 iscritti non era qualcosa, però ho dovuto trovare una scusa per fare sto speciale, ovvero farvi vedere i miei voti. Se vedete questo bannerino nero gigante, è la webcam che ormai non si toglie mai, vabbè sti cazzi. Gente, spero che il video vi sia piaciuto, come al solito se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, un saluto anche dalla mia ex. Ma niente. E spero che il video vi sia piaciuto, come al solito se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, noi ci vediamo al prossimo video, qua Massi è tutto. Quattro verrete, uno scorso video di scuola, qua un video a caso, qua il canale del signor Neko, il canale lo zoo, comunque uno dei due che non esce lo trovate in descrizione, e qua il mio canale che comunque troverete al di sotto di questo video. Gente, spero che vi sia piaciuto, bella!